Running Bad Comics, J.R.R. Tolkien diceva che i draghi sono una cosa maledettamente importante. E sono proprio i draghi la cosa migliore di questo Skyborn, ovvero la graphic novel, anzi il primo volume edito da Salda Press della nuova serie di Frank Cho, che si sperimenta come disegnatore e sceneggiatore in un fumetto e una storia che mette insieme un po' l'argomento mitologico e quello supereroistico, traslando delle figure nate sostanzialmente da un concetto religioso all'interno del nostro mondo moderno e avventuroso. Chi è questa bella donna che non vi stupirà sulla copertina di un fumetto di Frank Cho? Questa bella donna è una dei fratelli Skyborn, che sono effettivamente i protagonisti di questa serie. Chi sono? Da dove arrivano? Sono i figli di Lazzaro, proprio quel Lazzaro, quello di Lazzaro alzati e cammina, quello evangelico, il quale dopo essere stato resuscitato da nostro Signore, secondo quanto raccontato appunto dalla buona novella, ha avuto tre figli che, guarda caso, sono immortali, incredibilmente potenti dal punto di vista fisico e molto complessi da uccidere, e quindi sono ancora in giro ai nostri tempi. La signorina che vedete qui ha creato un'agenzia che di fatto collabora con i servizi segreti del Vaticano per cercare di tenere a bada tutto ciò che esiste nel mondo di soprannaturale, che quindi potrebbe minacciare lo status quo. C'è in giro un suo fratello, in realtà ci sono due fratelli, ma noi ne vedremo uno solo in questo primo volume che raccoglie i primi episodi della serie. E c'è ovviamente una nuova minaccia. Questa minaccia è anche lei viene dal mito, ma da un genere diverso di mitologia, ed è il mago Merlino, che è a caccia di Excalibur. E insomma, assistiamo a questo conflitto tra i figli di Lazzaro e il mago dei cicli arturiani. Com'è questo Skyborn? È una mezza delusione, nel senso che Frank Cho, lo sappiamo, è un disegnatore spaventoso e per questo dicevo i draghi sono la cosa migliore di questo fumetto, perché Frank Cho si rivela all'altezza dei grandi disegnatori di draghi della storia dell'illustrazione. Mi viene in mente Larry Elmore, ma poi ce ne sono tantissimi, insomma. Non siamo qui a discutere Frank Cho come disegnatore, come potete vedere, perché davvero i disegni sono a livello stellare. Tuttavia, questo fumetto arriva un po' fuori tempo massimo e senza grandissime idee, nel senso che al di là delle spettacolari splash page, al di là di un character design molto curato e al di là di una palette di colori veramente notevole, che è stata scelta per davvero dare quella patina di mitologia moderna, c'è un lavoro sulle immagini in questo Skyborn davvero importante. Insomma, la sceneggiatura non è granché, non perché sia pessima, ma perché, come dicevo prima, ha dei riferimenti e soprattutto ha dei precedenti molto recenti che sono andati a prendere delle figure della religione, del mito, oppure anche della cultura popolare, rielaborandole in chiave avventurosa supereroistica, secondo me superiori e molto più originali. Penso a The Goddamned di Jason Aaron, ma penso anche a Klaus di Grant Morrison, che forse dei due è il più simile a questo Skyborn. Non annoia Skyborn, è divertente, buon fumetto d'avventura, però non convince fino in fondo. Un po' pensando appunto ai suoi pari rado, che sono secondo me migliori, e un po' perché, e qui entriamo insomma nel gusto personale, io personalmente mi sono rotto un po' le scatole del cinismo. E l'umorismo che Frank Cho mette in campo in questa serie è un umorismo molto cinico, ci sono delle figure iper spregiudicate, si diverte ad andare a colpire certi luoghi comuni in maniera provocatoria. Ecco, io devo essere onesto, di questi tempi del cinismo mi sono un po' rotto le scatole, ma se siete appassionati all'umorismo cinico qui ne trovate. Pur
purtroppo non supportato, è vero che siamo all'esordio, ma non supportato da una costruzione di personaggi che si prenda il tempo per dare loro un senso, se non il personaggio principale, che non è la signorina Skyborn che vedete qui, ma Thomas Skyborn, il vero, protagonista della storia, e con trovate di trama molto spesso già viste, insomma. Che cos'è questo Skyborn? È un po' un fumetto alla Warren Ellis, ma con più senso dell'umorismo. Purtroppo non sempre riuscitissimo. Quindi, che dire? Frank Cho è sicuramente un disegnatore migliore di quanto non sia un raccontatore di storie e soprattutto un inventore di storie. Quando ho capito dagli esordi che c'era tanta ironia, sono stato abbastanza contento perché pensavo di ritrovare un po' il Frank Cho di Liberty Meadows, che per me è la dimensione in assoluto più di successo del fumettista statunitense, di origini orientali. E invece non è esattamente così, appunto. Secondo me non ha trovato il giusto equilibrio tra cattiveria, avventura, violenza, perché c'è parecchia violenza. E ho avuto l'impressione che ci tenesse molto di più a dimostrare di essere spregiudicato ed andare a colpire una specifica parte del pubblico, piuttosto che raccontare la sua storia e farlo bene. Ripeto, non siamo di fronte a un totale fallimento, ma a delle aspettative da parte di uno dei più importanti disegnatori e uno dei più importanti fumettisti. I più apprezzati anche degli ultimi 15 anni, aspettative non del tutto rispettate. Pertanto, secondo me c'è in giro di meglio tra i fumetti di argomento similare. Io ho fatto un paio di nomi prima, probabilmente la prossima recensione, una delle mie prossime recensioni parlerà di un caso abbastanza simile. Peccato perché Frank Cho è un grande del fumetto americano e quindi vediamo se nel secondo volume edito da Salda Press Skyborn si risolleverà oppure se navigherà su, insomma, mari piuttosto mediocri, ecco, mettiamola così, anche se forse mediocre è fin troppo cattivo. Staremo a vedere. See you, bad comics!